Dunque, ho scelto di iniziare il mio intervento facendomi aiutare da Jung perché con questa frase secondo me racchiude un po' l'immagine che oggi vorremmo dare dei bambini ad alto potenziale. Se sei una persona di talento, questo non significa che hai vinto qualcosa, significa che hai qualcosa da offrire. E cercheremo un po' di farvi conoscere questi bambini e di illustrarvi quello che secondo noi hanno da offrire nonostante le difficoltà che possono a volte incontrare. Faccio una piccola cornice teorica perché è necessaria per capirci un po' poi sui termini che useremo durante la presentazione. Allora, complusdotazione, anche se è un termine un po' complesso da definire con un'unica frase, comunque intenderemo la complessa costellazione di caratteristiche personali, genetiche e comportamentali che si esprimono o hanno la potenzialità per esprimersi in determinate aree e in un dato momento temporale in una specifica cultura. Ovviamente al variare della cultura e del periodo storico, ciò che si può considerare come plusdotazione può modificarsi. Con il termine plusdotato o gifted identifichiamo i bambini che rispetto ai loro coetanei hanno il potenziale per mostrare un'abilità sorprendente in un determinato momento e in specifiche aree considerate ancora una volta di rilievo nella propria cultura di appartenenza. Sì, mi avvicino. Mi soffermo un secondo sull'etimologia della parola gifted, che viene appunto da gift, dono, no? Proprio per collegarci a quello che diceva Jung. E anche in italiano il termine plusdotazione si rifà alla parola dote, che era ciò che la futura moglie aveva da portare, no? Nella costruzione della famiglia. Quindi mi sembra importante riflettere un secondo sull'etimologia. Con il termine potenziale ci riferiamo all'area di sviluppo che si può attivare grazie alle stimolazioni che possono venire da vari aspetti del contesto, okay? E che consentono a ciascun individuo di sviluppare abilità specifiche. I bambini ad alto potenziale, ci soffermeremo ovviamente sulla fascia dell'età evolutiva, possono essere o bambini molto intelligenti con vari interessi e attitudini, oppure bambini con un talento particolare in un'abilità specifica. Dobbiamo soffermarci anche sulla categorizzazione di questi bambini in base al loro QI, perché la letteratura definisce i bambini ad alto potenziale principalmente in base a questo criterio. Vedremo molto presto che c'è molto altro dietro di loro, però questo è un criterio fondamentale. Definiamo un soggetto ad alto potenziale quando il suo QI supera il 120. Oltre il 120 si possono distinguere diversi livelli di dotazione che vanno da moderatamente dotato a intensamente dotato, quanto il quoziente intellettivo supera addirittura il 140. Mi sembrava interessante come già Wechsler, che era uno dei principali ideatori, no, delle attuali scale di intelligenza, già lui sottolineava come l'intelligenza è solo una funzione dell'intera personalità. E questo sarà una cosa che sottolineerò parecchie volte durante l'intervento, perché molto spesso, lavorando con i bambini ad alto potenziale, ci capita di cadere nell'equivoco, a noi, agli insegnanti, ai genitori, chiunque si rivolge a loro, di confondere l'efficacia intellettiva con l'efficacia scolastica o con un gran numero di conoscenze in generale. Vedremo che non è esattamente così. Vediamo come funzionano a livello cognitivo i bambini ad alto potenziale per comprendere poi meglio come rapportarsi a loro. Le caratteristiche principali della loro modalità di pensiero sono queste: tendono a prediligere un pensiero divergente, ossia a trovare più soluzioni diverse per un unico problema. Hanno una forte capacità intuitiva. Praticamente tutti, hanno un pensiero arborescente, che è un'immagine secondo me molto bella e immediata per capire che il loro pensiero prende continuamente strade che si diramano e a volte si incontrano, a volte si allontanano forse anche un po' troppo, e a volte è difficile seguire i loro percorsi. E hanno una capacità di elaborazione analogica notevole. Tutte queste caratteristiche li porta poi ad avere quindi una buona capacità di trovare soluzioni alternative alle situazioni che si devono affrontare, perché proprio hanno questa capacità di affrontare più processi contemporaneamente. I nostri programmi scolastici e in generale le modalità di apprendimento tendono a seguire sistemi che propongono il materiale in modo sequenziale o convergente. Questa è una delle principali motivazioni per cui spesso i bambini ad alto potenziale, dai quali ci si aspetterebbe alte prestazioni scolastiche se cadiamo nell'equivoco di prima, in realtà poi spesso non hanno poi un grande successo scolastico o magari lo hanno soltanto in alcune aree e non in quelle che magari non gli piacciono, non gli interessano e non lo stimolano adeguatamente.
Einstein, diceva benissimo, racchiudeva in questo pensiero questo concetto: la mente intuitiva è un dono sacro, la mente razionale è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono. Vorremmo proprio cercare invece di recuperare questo dono e di appunto conoscere meglio questi bambini, perché prima un bambino ad alto potenziale viene riconosciuto, più è probabile che riuscirà a realizzarsi sia in accordo con se stesso che ancora di più, cosa forse ancora più difficile, con l'immagine che il mondo gli rimanda di lui. Se riusciamo ad integrare queste parti, probabilmente riuscirà ad avere una vita più armoniosa, sia a livello scolastico che relazionale che emozionale. Andiamo a vedere quindi come di solito si presenta a livello emotivo-relazionale un bambino o un ragazzo ad alto potenziale. Molto spesso abbiamo trovato bambini che hanno difficoltà ad adattarsi con gli adulti, che non hanno buoni rapporti con i coetanei, che appunto hanno questo forte disagio a livello emotivo. Ovviamente non sono tutti così, la maggior parte però ha queste difficoltà, soprattutto quelli che non vengono riconosciuti. Le caratteristiche emotive sono varie, diciamo queste sono quelle che sono più generalizzabili. La principale, quella che più è difficile da accettare a volte, è che c'è una forte disincronia tra lo sviluppo emotivo e quello cognitivo. Cioè, mentre lo sviluppo cognitivo procede molto velocemente e accelera anche all'improvviso, molto spesso lo sviluppo emotivo invece rallenta, ci sono importanti aree di immaturità. Paradossalmente, al di là delle loro competenze e delle competenze che potrebbero avere, questi soggetti spesso hanno una bassa autostima, perché se a me piacciono molto gli scacchi, ma tutti i miei amici vanno a inseguire Pokémon, forse penso che sono io quello sbagliato, quello che non ha l'interesse giusto, e questo ovviamente va a influire negativamente sulla loro autostima. Questo poi è anche una delle motivazioni per la quale spesso questi bambini tendono ad isolarsi, all'interno dei gruppi dei pari. E tendono poi ad avere elevate aspettative nei confronti di se stesso e quindi ad essere molto autocritici. Tutte queste caratteristiche fanno sì che poi a livello emotivo spesso non sappiano esprimersi in modo adeguato e emergono delle espressioni emotive molto forti e a volte un po' incongruenti. Queste sono insomma delle specifiche di quello che ho detto fino adesso. La cosa insomma anche un po' più particolare è che tutte queste caratteristiche ovviamente poi hanno delle ripercussioni sul metodo con cui loro affrontano le situazioni. Ovviamente questo ha più importanza in ambito scolastico, perché se il mio pensiero è arborescente, ho tanti interessi diversi, faccio 100.000 connessioni, probabilmente manco di metodo, sono disorganizzato, la mia attenzione è un po' ballerina. Però se dietro c'è un alto potenziale, è davvero importante saperlo. Allora, se gli alto potenziali non vengono riconosciuti o vengono riconosciuti tardivamente, purtroppo si possono verificare diverse situazioni. Molto spesso diventano agitati, oppositivi, fanno fatica a stare nel gruppo, non riconoscono l'autorità dell'adulto e questo può portare a diagnosi erronee di ADHD o di disturbo oppositivo provocatorio. Altri possono sviluppare un DSA, come ci diceva anche prima la dottoressa Di Renzo, non perché non sono in grado di apprendere, ma perché non sono in grado di apprendere adeguatamente in base ai metodi di insegnamento tradizionali. Altri ancora tendono poi ad inibirsi, no? E a cercare di evitare di sentirsi così diversi, creando, diciamo, un iperadattamento. Ed altri ancora, a livello più o meno consapevole. Tenendo presente tutti questi aspetti, dobbiamo avere chiari, una volta che l'abbiamo riconosciuti, quali sono i bambini degli studenti, i bisogni, scusate, degli studenti ad alto potenziale. Ovviamente la necessità di riconoscimento, che è un bisogno di tutti i bambini, ovviamente, ma in questo caso è un rischio maggiore qualora essi non vengano riconosciuti. E paradossalmente hanno bisogno ancora più degli altri di essere valorizzati e di essere resi consapevoli delle loro capacità. Hanno un elevato bisogno di complessità, altrimenti non si attivano. Se non gli proponiamo stimoli, interessi, modalità di apprendimento, educative, che si collocano ad un elevato livello di complessità, difficilmente un bambino ad alto potenziale si attiva. E hanno un forte bisogno di motivazione. Loro non fanno le cose perché qualcuno gliele chiede, fanno qualcosa perché ne capiscono il senso profondo e l'utilità. Altrimenti, appunto, questo poi può dare l'immagine, no, di bambino oppositivo, di bambino provocatorio, perché non sa semplicemente applicare le regole, ha bisogno di comprenderle.
Alla luce dell'interessamento che c'è stato negli ultimi anni per questi bambini, l'Istituto di Ortofonologia, il dottor Bianchi e la dottoressa Di Renzo hanno ovviamente centrato la loro attenzione anche su questa sfera complicata dell'età evolutiva, attivando un laboratorio per bambini ad alto potenziale. Su incarico del MIUR, dal 2014 siamo nelle scuole per proporre un'attività di screening, di ricerca e di formazione. E poi vedremo anche come questo si può invece sviluppare in ambito di clinico e di terapia. Per quanto riguarda lo screening, abbiamo in 2 anni approfondito questa tematica in 50 scuole del centro-sud Italia. E sono stati coinvolti 20 psicoterapeuti e 450 insegnanti hanno collaborato con noi per individuare questi bambini. E alla fine ce ne hanno segnalati circa 1.100, che sono veramente tanti. Vi dico che si parla della percentuale di circa il 4-5% di bambini ad alto potenziale sulla popolazione generale, che è circa la stessa dei DSA e dei BES, quindi merita ovviamente una grande attenzione questo nucleo di bambini. Cosa abbiamo fatto per individuarli? Abbiamo fatto una prima sensibilizzazione degli insegnanti e li abbiamo formati a individuare appunto questi soggetti e gli abbiamo spiegato come si utilizza la GRS, che è una scheda di individuazione proprio per l'alto potenziale che la letteratura riconosce come un valido strumento per l'individuazione di questi bambini. È molto facile somministrarla, quindi è l'insegnante che la compila, okay, sulla base della sua conoscenza del bambino. Si può usare per bambini dalla prima elementare alla terza media e indaga 6 aree: l'abilità intellettiva, l'abilità scolastica, la creatività, il talento artistico, la leadership e la motivazione. Dei 1.100 soggetti che le insegnanti ci hanno segnalato, 160 vengono dalla scuola dell'infanzia e sono prevalentemente bambini di 5 anni. Non andiamo mai sotto i 5 anni perché è decisamente presto per definire un bambino ad alto potenziale e anche sui bambini a 5 anni stiamo abbastanza attenti e aspettiamo di solito di avere conferma successivamente. 940 vengono dalla scuola primaria e dalla secondaria di primo grado. Qualora il profilo della GRS compilata dall'insegnante venisse significativo, si procede poi, ovviamente dopo l'autorizzazione dei genitori, a un approfondimento del livello di QI di questi bambini per avere un'eventuale conferma e facciamo la WIPSI ai bambini di 5 anni e la WISH dai 6 anni in su, quindi dalla prima elementare in poi. Che cosa è venuto fuori da tutta questa attività? Il dato interessante sulla formazione ce l'ha data la scuola dell'infanzia. Abbiamo preso due campioni, uno senza formazione dei docenti e l'altro con formazione dei docenti. Vedete come la percentuale dei bambini ad alto potenziale aumenta. Sembra una cosa un po' banale, però siccome è un argomento nuovo, insomma, un po' delicato, ancora di più la formazione dei docenti invece è molto importante perché proprio anche statisticamente è stato rilevato che se sono formati hanno un occhio diverso per riconoscerli, no? E quindi più adeguato. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, sui 940 bambini segnalati, il 90% è risultato ad alto potenziale in base alla GRS, cioè alla scheda compilata dall'insegnante. Quindi è evidente come gli insegnanti siano dei buoni segnalatori e tutte le ore che passano con i bambini sono effettivamente, no, un ottimo strumento di primo screening per darci poi i soggetti su cui andare a fare un approfondimento. Nel momento in cui abbiamo fatto l'approfondimento, quindi con la scala WISH, il 50% dei bambini segnalati dalle insegnanti era effettivamente un bambino possibilmente ad alto potenziale. Dico possibilmente perché non dobbiamo mai dimenticare che una scala di livello fotografa il bambino in quel momento, ce lo diceva benissimo prima la dottoressa Di Renzo, come poi da un borderline cognitivo sulla relazione del dottor Plescia siamo poi arrivati invece, no, a un livello cognitivo assolutamente nella norma. Quindi questo ci tengo sempre a sottolinearlo perché poi, una volta che il bambino è stato individuato come possibilmente ad alto potenziale, viene fatta una restituzione individuale al genitore, gli viene spiegata quali sono le aree di alto funzionamento del loro bambino e gli viene dato il consiglio di approfondire quanto emerso. Ovviamente poi sta alla famiglia andare a fondo, noi cerchiamo di dare tutte le indicazioni per portare avanti questo approfondimento e diamo l'indicazione agli insegnanti e ai genitori di attivare i BES per questi bambini, perché ovviamente, anche se non rientrano esplicitamente, no, in una categoria diagnostica, perché ovviamente la prosdotazione non è una categoria diagnostica, tuttavia mostrano bisogni educativi speciali. Abbiamo poi stilato un PDP specifico
per l'alto potenziale, perché ovviamente include delle aree che non sono incluse nei soliti PDP che si fanno per gli altri bambini ai quali vengono riconosciuti ovviamente questi diritti. È un argomento molto ampio, ma devo andare un pochino veloce. Adesso passeremo al gruppo clinico e poi ritornerò, perché è interessante anche per il gruppo clinico, su come poi affrontare determinate cose a scuola. Il nostro gruppo di pazienti ad alto potenziale è formato da 35 bambini dai 5 ai 13 anni che hanno un QI maggiore o uguale a 130. Quindi molto dotati. Ricordo che l'alto potenziale è già dai 120, quindi abbiamo preso un campione molto dotato. Abbiamo sottoposto questi bambini a un protocollo di approfondimento, i bambini e tutta la famiglia, quindi sono bambini che hanno già fatto la GRS, hanno già fatto la WISH o la WIPSI. Poi gli vengono somministrate le matrici di Raven, che sono un test di approfondimento non verbale per il livello cognitivo. Poi gli vengono somministrati tutta una serie di batterie, una batteria di test emotivi, il test di Warthog, il test della figura umana, il test della famiglia, che sono i più conosciuti. Poi facciamo il SAT, che è un test di approfondimento dei modelli di attaccamento, che si basa su come il bambino affronta le tematiche di separazione, e il questionario del quoziente emotivo, che è un altro dato importante perché rileva la capacità del bambino di riconoscere e gestire le emozioni proprie e altrui. Ai genitori facciamo due questionari, il PSI, che testa i livelli di stress genitoriale, e il CBCL, che è un questionario per conoscere meglio i comportamenti del bambino. Ora vi darò soltanto alcuni dei risultati, che poi sicuramente verranno approfonditi in alcune pubblicazioni perché dobbiamo contenere i tempi. Allora, chiaramente le matrici, sia che fossero di colore che standard, le CPM sono quelle di colore, le SPM sono quelle standard, sono due versioni, una più breve e una più lunga, correlano sempre con il QI, quindi emerso ovviamente dalla WISH, quindi questo ci conferma ovviamente il dato cognitivo. Per quanto riguarda invece gli aspetti emotivi, nel test di Warthog le aree che sono emerse diciamo di principale disagio sono, a confermare quello che dicevamo prima, difficoltà negli aspetti emotivi e relazionali, inibizione delle potenzialità intellettive. Intendo che se il bambino ha un QI di 140, ma poi il disegno grafico è molto semplice, la verbalizzazione è originale ma inibita da tutte queste difficoltà emotive, il rischio è che poi anche le potenzialità intellettive vengano non utilizzate al loro meglio. Disadattamento sociale, ovvero tutte le difficoltà che abbiamo visto nel gruppo dei pari e anche nei confronti degli adulti. Un'area interessante è che la tavola dell'aggressività del Warthog, il riquadro dell'aggressività, è spesso problematico in questi bambini, con enormi difficoltà a gestire o ad esprimere i tratti aggressivi. Il quoziente emotivo rileva l'area di difficoltà più significativa è quella della gestione dello stress, perché questi bambini hanno particolari difficoltà, un po' tutti i bambini ce l'hanno, ma loro in modo particolare, nel fronteggiare le situazioni avverse e nel controllare le proprie emozioni in situazioni soprattutto conflittuali, quindi quando bisogna stare alle regole e attivare dei comportamenti che loro non comprendono fino in fondo. Il test sull'attaccamento ci dice che il 90% dei bambini ad alto potenziale mostrano un attaccamento insicuro, che è un dato molto rilevante, perché ovviamente per un bambino, no, che deve rapportarsi a un genitore con le sue modalità, spesso non subito identificate, capite bene che la relazione è molto complicata da instaurare e il genitore ovviamente poi ha delle difficoltà. Tanto è vero che il questionario di stress fatto sia al padre che alla madre di questi bambini mostra due aree in particolare molto problematiche, un pochino di più per le madri, un pochino meno per i padri, che è lo stress derivato dal dover gestire un bambino difficile, no? Perché è un bambino che mette continuamente alla prova, che ha bisogno di stimoli che spesso non sappiamo dare e questo per un genitore è davvero molto faticoso e vedremo quanto è faticoso anche per un terapeuta e per un insegnante. E poi l'altra area problematica è il ruolo genitoriale, cioè il genitore si sente in difficoltà nel gestire e nel mantenere il suo ruolo proprio perché il bambino continuamente lo mette alla prova, probabilmente a un livello a cui il genitore non riesce ad arrivare. Vi porto un pochino dentro la stanza di terapia. Ho scelto di parlarvi di Luca, che ho definito il leone arrabbiato, capiremo meglio perché. Luca è un bambino di 8 anni che arriva in istituto con una prima diagnosi di ADHD e DSA e aveva già l'insegnante di sostegno, terza elementare. Noi facciamo la valutazione, facciamo l'approfondimento, rileviamo sì una disortografia e poi mettiamo in evidenza il disagio emotivo relazionale, il basso tono dell'umore e
e l'alto potenziale intellettivo. Parliamoli un bambino con 128, che insomma. Allora, il primo anno di terapia il bambino viene inserito in un laboratorio di danza-movimento-terapia della dottoressa Di Quirico, fa logopedia e poi viene sempre fatto per tutti e tre anni di terapia l'importantissimo counseling ai genitori. E dal secondo anno di terapia entra in psicoterapia individuale con me. Questo bambino, Luca, ha un'enorme passione per le scienze e per la sperimentazione, sperimentazione spesso a volte anche rischiosa, perché pur di comprendere una cosa è disposto a fare anche cose di cui non si rende conto, insomma, della pericolosità, ma vi assicuro che ha toccato molto il limite. Ha un elevato talento artistico che si esprime sia nella danza, è un bambino, è un ballerino molto molto bravo, e nel disegno, perché già a 8 anni lui era in grado di disegnare prospettive, ombreggiature, profondità, non abbiamo il tempo, ma fa veramente delle opere d'arte, e fa molta attenzione alle sfumature di colore. Un disegno che vi ho portato, non gli bastava la scatola da 36 colori, voleva altro, e siamo andati nelle altre stanze a bussare per chiedere altri colori, che forse erano uguali, ma lui sembravano un po' diversi. Non dobbiamo trascurare che ovviamente tutte le problematiche di Luca non sono legate solo all'alto potenziale, c'è anche una famiglia dietro, una famiglia che è stata messa a dura prova da tante situazioni, tra le quali anche l'alto potenziale, i genitori sono separati e hanno anche loro dinamiche di attaccamento un po' complicate con questo bambino. Per quanto riguarda il contesto scolastico, anche lì c'è stata un'iniziale difficoltà, perché le insegnanti hanno ovviamente presa per buona la diagnosi di ADHD e di DSA, non hanno rilevato l'alto potenziale, perché lui è veramente difficile da cogliere, perché essendo un bambino molto agitato e molto oppositivo, è quello la prima cosa che arriva, no? E quindi ovviamente gli insegnanti, grande difficoltà di gestione di questo bambino, hanno accolto ben volentieri l'insegnante di sostegno. Noi inizialmente ovviamente abbiamo cercato di entrare con la nostra diagnosi, però insomma non è stato semplicissimo all'inizio. Vedremo che poi invece la collaborazione è andata a buon fine anche con la scuola. Allora vi faccio vedere un po' lo stato emotivo di Leonardo attraverso le sabbie. Questa è una delle prime sabbie che lui fa dopo 2 mesi di psicoterapia individuale e dice: il dinosauro è accerchiato, tutti ce l'hanno con lui per qualcosa, ma lui non riesce a capire perché. Io gli chiedo: ma sai Leonardo, Luca, tu ti sei mai sentito come questo dinosauro? E lui dice, mi guarda come per dire, ancora non l'hai capito, io sono il dinosauro. E il dinosauro è quello piccolino lì, vedete? E tutto intorno c'è il mondo. Lui ha usato tutti i personaggi che aveva a disposizione, tranne le farfalle, perché forse era un elemento troppo positivo e troppo leggero, per attaccare il dinosauro. Dopo altri 2 mesi di terapia, Luca fa questa sabbia. Questi sono tutti i pezzi di un unico grande dinosauro. Piano piano tutti i suoi pezzi muoiono. Anche qui cerco di riportare la storia e il simbolico su di lui, e lui neanche mi fa finire la frase, dice: certo, anche io a volte mi sento così, sia a casa che a scuola. Sono proprio stanco. La stanchezza è una tematica che lui porta sempre. Vi assicuro che non è una stanchezza fisica, anche se lui non sta mai fermo fisicamente, ma è evidente che non è stanco fisicamente, è proprio una stanchezza emotiva e non una stanchezza mentale. Questo è il disegno che vi dicevo prima, dove abbiamo dovuto cercare le scatole di colori nelle altre stanze. Io gli ho chiesto di scegliere un animale che lo rappresentasse, e poi abbiamo trovato diverse immagini di questi animali. Lui ha scelto il leone, abbiamo cercato tanti leoni disegnati con la tecnica del mandala, e lui ha scelto questo, con la bocca ben aperta, i denti ben in evidenza. Non so se si vede bene, ma la lingua e i denti sono particolarmente calcati, e lui non riusciva neanche bene a trovare un colore per quella lingua, proprio a sottolineare come l'area di difficoltà, no, sia proprio lì, tra l'aggressività e la possibilità di esprimersi. E lui dice: io sono un leone, almeno dentro di me. Tante volte ruggisco senza senso, nemmeno io capisco perché. E qua siamo all'inizio del secondo anno di psicoterapia. Dopo un paio di mesi lui fa questa sabbia. L'orco è bloccato tra due leoni, ma se si impegna una via di uscita la può trovare. Intorno tutti aspettano. Qui continuava il laboratorio di danza movimento terapia, continuava il counseling con i genitori. Eravamo riusciti ad entrare a fare una prima alleanza anche con la scuola. Era cambiato l'insegnante di sostegno, era un uomo, riusciva a rapportarsi con lui in modo diverso, più originale. Avevano utilizzato il canale artistico per agevolare l'apprendimento, e lui inizia a trovare degli spiragli.
E ovviamente l'orco è lui, questo è implicito, lui si è identificato con l'orco e vedete che ha potuto mettere anche degli animali un po' diversi, no? Le farfalle, le giraffe, il panda, che sono un po' meno dinosauri, un po' meno leoni. Questa è la sabbia che lui ha fatto all'inizio della prima media. E abbiamo puntato su togliergli il sostegno, inserirlo in attività di potenziamento e fare soprattutto un buon passaggio con le insegnanti delle medie. Un po' questo, un po' la terapia, un po' il lavoro che c'è stato intorno ha portato a questa sabbia. Ora ogni cosa è al suo posto. C'è spazio per mettere molte cose, ma sto pensando bene a dove metterle. Ho un po' paura. Sicuramente c'è ancora da lavorare, sicuramente la famiglia fa ancora molto fatica, però insomma stiamo per dimettere Luca perché è evidente che lui, la sua parte emotiva, il suo lavoro di consapevolezza, ovviamente abbiamo parlato anche proprio esplicitamente del suo modo di ragionare, di riflettere, delle sue competenze cognitive e quindi ha potuto conoscersi meglio. Che cosa dovremmo fare noi adulti di fronte a bambini ad alto potenziale? Ovviamente è molto difficile perché dobbiamo attingere a tutte le nostre risorse personali e culturali. Io ho studiato cose che avevo dimenticato, cose che non sapevo assolutamente. Lui mi ha spiegato come funzionano i recettori del dolore e per questo voleva provare se il taglierino faceva più male a me o a lui per vedere come funzionavano i recettori del dolore. Per fare un esempio veloce, quindi. Abbiamo dovuto contenere ovviamente, no? Una cosa, facciamo un po' un sospiro per sdrammatizzare, però ovviamente capite che è una cosa pericolosa, una cosa seria, no? Che va spiegata bene al bambino. La proposta educativa e formativa va continuamente variata, ampliata, proposte con modalità alternative e bisogna sempre tenere presente la sincronia tra sviluppo cognitivo e sviluppo emotivo, altrimenti a livello di coda terapeuta, conto transferale, ma poi anche a livello genitoriale e per gli insegnanti è molto difficile entrare in sintonia con un bambino che un momento ti risolve un problema senza neanche leggerlo e il momento dopo magari piange, batte i piedi per terra, si mette il dito in bocca. E questo papà di questo bambino di 6 anni con un QI di 135 lo dice benissimo. È un po' come se ti dicessero che tuo figlio vola come Superman, ma devono anche informarti che bisogna imboccarlo come un neonato. Non è semplice, no? Quindi a livello scolastico mi sembra importante sottolineare che l'approccio per competenza non ha nessun futuro, come dice Philip, se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti. Dobbiamo andare a scalfire i programmi che abbiamo nelle nostre teste. Quando parlo con gli insegnanti è questo che cerco di trasmettere, come diceva benissimo stamattina anche la collega. Dobbiamo vedere che cosa l'insegnante vuole proporre, può proporre, cosa la scuola gli consente di proporre e tutto questo va accordato con gli interessi del bambino. Questo andiamo un pochino velocemente. Queste sono un po' le cose che bisognerebbe fare quando si sta a scuola con questi bambini, no? Quindi capire i suoi studenti, cioè i suoi interessi e integrare l'apprendimento con i suoi interessi specifici, credere effettivamente nelle sue potenzialità, anche se a volte, no, i suoi comportamenti regressivi le nascondono un po', e quindi andare a personalizzare la didattica, perché solo una didattica personalizzata può essere inclusiva. Ci sono tantissime strategie che cerchiamo di trasmettere agli insegnanti specifiche per l'alto potenziale e come dicevamo prima, il PDP deve essere personalizzato ancora di più perché deve tener presente queste aree. Per concludere, quindi, quando ci rapportiamo ad un bambino ad alto potenziale, non dobbiamo pretendere di capire lui e di capire il mondo solo con l'intelligenza, come sottolineava Jung, che mi aiuta, lo conosciamo nella stessa misura attraverso il sentimento. Quindi il giudizio dell'intelligenza è nel migliore dei casi solo la metà della verità. Quindi non dobbiamo mai dimenticare che i bambini precoci non sono esattamente come gli altri, ma come gli altri sono sempre bambini. Grazie.